La Madonna apparve a Medjugorje a sei ragazzi adolescenti a partire dal 24 giugno 1981. Medjugorje è una piccola località che si trova in Bosnia Erzegovina. Allora il villaggio apparteneva alla Repubblica di Jugoslavia. Nel pomeriggio del 24 giugno 1981, due ragazze, Ivanka, allora quindicenne, e Mirjana, sedicenne, stanno passeggiando ai piedi di una collina. D'improvviso, gli apparve una figura femminile su una piccola nube. Spaventate, le due ragazze fuggono e ritornano al villaggio. La Madonna da allora farà molte altre apparizioni alle due ragazze più ad altri quattro ragazzi che si aggiunsero in seguito. Nonostante l'opposizione della polizia, dell'allora regime comunista, e anche di parte della chiesa locale, i ragazzi raggiungevano i luoghi delle apparizioni per ascoltare i messaggi che la Vergine Santa gli comunicava e gli chiedeva di diffondere. Alle apparizioni spesso partecipavano anche grosse folle di persone. Ecco cosa ci comunica la Madonna nei messaggi dal 1981 al 1984. Il 29 giugno 1981 la Madonna dice: non c'è che un solo Dio e una sola fede. Credete fermamente, e non abbiate paura. Il 16 agosto 1981 la Vergine Santa ci dice: pregate con il cuore. Per questo, prima di iniziare a pregare, chiedete perdono e perdonate a vostra volta. Il 31 agosto 1981 la Santa Vergine ci dice: perché quel bambino ammalato possa guarire, è necessario che i suoi genitori credano fermamente, preghino ardentemente, digiunino e facciano penitenza. La Beata Vergine il giorno 10 ottobre 1981 ci comunica: la fede non può essere viva senza la preghiera. Pregate di più. Thank you.
messaggio del 16 novembre 1981. Satana tenta di imporvi il suo potere. Non lo permettete. Rimanete saldi nella fede. Digiunate. E pregate. Io sarò sempre accanto a voi, a ogni vostro passo. La Madre Dolcissima, il 10 febbraio 1982, ci dice: pregate, pregate, pregate. Credete fermamente? Confessatevi, con regolarità. E, comunicatevi. È questa, l'unica via di salvezza. Medjugorje, 14 aprile 1982. La Madonna appare ai ragazzi e dice: dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si è presentato davanti al trono di Dio. Ed ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo. Con l'intenzione di distruggerla. Dio ha permesso a Satana di mettere la Chiesa alla prova per un secolo. Ma ha aggiunto, non la distruggerai. Questo secolo in cui vivete è sotto il potere di Satana. Ma, quando saranno realizzati i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere perciò, è diventato ancora più aggressivo. Distrugge i matrimoni. Solleva discordie, anche tra le anime consacrate. Causa ossessioni. E provoca omicidi. Proteggetevi dunque con il digiuno e la preghiera, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate addosso oggetti benedetti e poneteli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua benedetta.